E sono passati circa 20 anni dal mio ultimo intervento al naso. Sto prendendo un treno di prima mattina che mi porta da Coira, in Svizzera dove vivo, a Wallenstadt, dove c'è un distaccamento dell'ospedale cantonale dove verrò operato. Per arrivare a questo momento mi ci sono volute circa 15 mesi tra una cosa e un'altra. Inutile parlarvi dei passaggi da fare prima di arrivare all'intervento, perché è su per giù come in Italia. L'unica cosa che però è importante, che vi raccomando di fare se avete intenzione di sottoporvi a un intervento in Svizzera, è quello di abbassare la franchigia l'anno precedente. E quando è ottobre-novembre e c'è da stabilire la franchigia per l'anno successivo, portarla a 300 franchi per fare in modo che si riempiano subito e non dobbiate pagare 2500 franchi prima di attivare l'assicurazione. È una cosa abbastanza importante e da fare. Sono stato invitato a presentarmi alle 7:30 in ospedale a digiuno per fare subito l'intervento, e devo dire che a tempistica sono stati eccezionali. Non mi sono state fatte neanche l'analisi del sangue per fare questo intervento, non era considerato complicato. Durata circa un'ora e mezza. Dolore pressoché zero, non ho avuto fastidi né disturbi, l'anestesia tollerata benissimo. L'unica cosa che poi mi darà veramente fastidio sono i tamponi che dovrò portare per 24 ore. Con essi il naso è chiuso, ma tenuta a stagno. Mangiare, bere, inghiottire, decludire è impossibile. Mai stato così bene in un post intervento, e devo dire che ne ho fatti diversi. Infusione giusto per tenere aperto l'agocanula, come da linea guida. Lavoro nello stesso ospedale, per questo dico. Come entertainment c'è questo monitor che si può attivare con la scheda, dove si può guardare la televisione, la radio, dove si può andare su internet, ci sono i menu, gli appuntamenti se qualcuno avesse fisioterapia e cose del genere. Il servizio in camera mi ha già fatto scegliere cosa mangiare nelle giornate successive. Il personale medico e infermieristico è eccezionale, veramente molto attenti e molto gentili. Ho purtroppo esperienza ospedaliera sia in Italia che in Germania, come paziente intendo, e devo dire che in Svizzera siamo a un altro livello. E no, la sanità in Svizzera non è più cara di quella italiana, pensateci bene. E questo lo dico solo perché sono del mestiere. Questi letti sono il modello successivo di quelli presenti anche addirittura all'ospedale cantonale dei Grigioni a Coira. A pranzo nel post operatorio mi era stato messo da parte un panino, ma non ne avevo voglia, quindi passo direttamente alla cena. Ho ordinato tipo una frittata con i spinaci, caffè latte con caffè decaffeinato e una mela, e vabbè, un'insalatina ce la mettono sempre, e non gli si può di niente, era veramente buono. Però ripeto, e vi invito anche a provarci, con quei tamponi, con il naso chiuso ermeticamente, è impossibile mangiare o bere. Tamponi che però mi vengono tolti il giorno dopo alle 6:30, che mi permette di fare una buona e ricca. Per la colazione ho avuto un pochino più di difficoltà, sono abituato a mangiare semplicemente 2 uova con 2 fette di pane, ma qui non si potevano ordinare le uova, quindi ho preso del muesli, uno yogurt, una mela e caffè latte. Sto veramente bene, sono riuscito a farmi la doccia. Se penso che ieri sono stato operato, quasi non ci credo. Zero dolore, rifiuto farmaci antidolorifici. A parte il naso edematoso, non ho altri fastidi. Ma di preciso, che cosa ho fatto fare? Cos'è questo intervento al naso? Questo è stato il mio terzo intervento al naso. Il primo è stato fatto quando avevo all'incirca 22 anni, il secondo verso i 23-24. Ci sono successe un po' di cose, e in Germania poi hanno fatto degli interventi non proprio ad aprire, un pochino più conservatori, non hanno risolto molto. Questa volta invece il chirurgo ha fatto proprio una revisione generale, partendo dai turbinati che sono stati di nuovo ampliati. Era già stato fatto nel secondo intervento. È stato sistemato anche il setto nasale che era deviato, è stato addrizzato anche il naso, quindi ha avuto una sorta anche di chirurgia estetica, anche se non era lo scopo principale, e con la cartilagine in eccesso, se c'era, se non c'era veniva presa dall'orecchio, sono state stabilizzate le narici per fare in modo che quando respiro non si chiudano. Quindi un po' una ristrutturazione. Tornando in ospedale, il secondo giorno saluto Lucas, che è stato il mio compagno di stanza, che è stato dimesso. Peccato che dalla finestra non si veda il lago, il Walensee. Anche a pranzo niente male. Coniglio, pasta, verdura, questa è una zuppa non mi ricordo di che cosa, e una mela. Quindi ci sta, dai, niente male. La stanza è da due, bella grande, molto più grande di quelle all'ospedale cantonale a Coira. A destra abbiamo un lavandino, comodo, la doccia, comodissima, molto funzionale come stanza, e il bagno è separato, quindi in teoria se uno ha il lavandino o sta facendo la doccia l'altro può utilizzare il bagno, una cosa molto intelligente. Passo il tempo andando anche in caffetteria, qui si prende il caffè, si può prendere un dolce, quello che ti va. Incontro un medico che conosco e ci faccio due chiacchiere. Anche a cena niente male, guardate un po', questa è roba veramente buona. Quark, pizzockel, dattel, tomaten und Apfelmus. I pizzoccheri sono buonissimi, ovvio, col burro che c'è non può non essere buono. Le giornate sono veramente lunghe in ospedale, specialmente se uno poi sta bene. L'unica cosa che mi consola è che il giorno dopo sarò dimesso. E di buona mattina ero già pronto per andarmene, ma prima si fa colazione, solita colazione. Ragazzi, mi ci potrei abituare. Peccato che lo yogurt era quello zuccherato alla frutta, e i medici arrivano di buon'ora dandomi tutti i fogli di cui avevo bisogno anche per il lavoro, e la dimissione era fatta, me ne potevo andare. E avendo il divieto di guidare, come avete visto sono venuto in treno, me ne torno a casa prendendo il treno, ma stiamo parlando di 20-30 minuti di viaggio. Esco dall'ospedale e non ho ancora mai preso un antidolorifico, è una figata pazzesca, cosa che purtroppo cambierà, ma credo che dipenda anche un po' da me, che non riesco a fare il malato, non riesco a stare fermo, specialmente se c'è bisogno di salvare una gattina da un albero, ma questa è un'altra storia. Tornando serio invece, l'unica cosa che veramente a me dà fastidio è che quando sto male, come mi è successo anche nell'intervento precedente che ho fatto a Zurigo, sento la solitudine, che è una cosa che a me dà fastidio molto. È diverso tempo che vivo da solo. Questo non è per forza legato con la solitudine, con la sensazione di solitudine. Mi ricordo anche quando convivevo, a volte sentivo la solitudine. Finché ho le mie cose, finché ho il mio lavoro, finché ho le mie passioni, i miei passatempo, non soffro di solitudine, faccio, non ci penso. Quando invece sto male, quando invece sono inchiodato in un letto, sono inchiodato dalla malattia, lì invece sento la solitudine anche tanto. È una cosa che a me non piace, io odio stare male, odio stare in malattia, non vedo l'ora di tornare al lavoro, forse anche per questo. Ci dovrò fare un video dedicato magari, però è un video serio, a me queste cose un po' spaventano. Tornando al naso, nei giorni successivi ho avuto a che fare anche con il dolore, come già detto, ma probabilmente perché non riesco a stare fermo, perché devo fare per forza le cose. Dolori che con 1-2 compresse di Novalgina passavano. Avevo da fare lavaggi nasali 4 volte al dì fino al primo controllo che è stato fissato una settimana dopo l'intervento, per togliere le stecche che ancora avevo all'interno del naso, per stabilire il setto. Non si vede niente, veloce e indolore. Mi ha anche pulito il naso, secondo lui va tutto bene, e sì, dopo che mi ha tolto queste stecche mi ha pulito il naso dal muco. Respiro anche dalla parte destra, non come la sinistra, ma secondo lui non ci sono cose di cui preoccuparsi. Tra 2-3 settimane un'altra visita. E questo è il presente. Devo fare questa ultima visita tra 2-3 settimane, ma il naso quindi è ok. Esteticamente non è cambiato molto da prima, adesso è ancora un po' gonfio, ma funziona. Il setto è dritto, un po' me l'hanno anche addrizzato, ma non doveva essere un intervento estetico. Mi sarebbe piaciuto che gli avessero dato un verso, anche dal punto di vista estetico, ma è tutto un altro intervento, quindi casomai, e non lo escludo, ma al momento non ho assolutamente voglia, farò un intervento estetico. Se dovesse succedere un qualche colpo di scena lo sapreste seguendomi su Instagram. Ora però voglio ringraziare quelle persone che durante i giorni d'ospedale mi hanno veramente aiutato quando stavo male, ma non per il naso, ripeto, per quel discorso di prima. Sicuramente sono stato più male per via del mio umore, della solitudine che sentivo, che per il naso, che in fin dei conti è stato, diciamo, una stupidaggine. Però siete stati veramente tanti, siete stati veramente preziosi e mi avete fatto bene, quindi grazie di cuore. Mi avete scritto in tanti e mi avete scritto per tanto tempo, specialmente su Instagram, ma anche nei commenti di YouTube, dove ho scritto un post dove vi ho chiesto di tenermi compagnia. Grazie, guarda, mi sto commuovendo. Passato, però siete stati veramente importanti, d'aiuto, cosa non da poco. Se avete delle domande, se avete delle curiosità, scrivetemi sotto nei commenti, io leggo tutto e quando posso vi rispondo, quindi ci vediamo qua sotto. Per il resto, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su, ed è importante che vi iscriviate, perché in tanti guardano i miei video senza iscriversi. Mi farebbe piacere arrivare a 50.000 iscritti, non quest'anno ma il prossimo anno. Aiutatemi e noi ci vediamo al prossimo video. Però voletevi bene.